Ciao, ciao a tutti fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti, nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Metto un attimo le mani avanti ragazzi, perdonatemi, stamattina ho avuto un problema personale, purtroppo ho investito mio papà in bici e quindi scusate se oggi non sarò brillante, non sarò particolarmente concentrato su questo video, ve lo giro per stare 10 minuti con voi, forse sarà un attimo un video un pochino più veloce, appena lo finisco vado al pronto soccorso, non dovrebbe essere nulla di grave, dovrebbe essersi solo fatto male al gomito, però sta roba qua mi ha un attimo, mi capirete ragazzi, mi ha un attimo scombussolato ragazzi. Però vabbè dai, ci tenevo comunque a girare come tutti i giorni il video per i miei fratelli e le mie sorelle, poi corro subito al pronto soccorso. Allora ragazzi, parliamo di cose, cerco di ritagliarmi questi 10 minuti, no? Quello che di solito faccio io per voi, cioè di ritagliarvi i 20 minuti di felicità o 20 minuti di sorrisi. Ecco, adesso me li ritaglio io 10 minuti con voi per cercare di pensare a cose molto meno importanti. Mi sono fatto un'idea ragazzi, mi sono fatto un'idea sulla trattativa Milan-Joshua Zirkzee. Prima vi leggo la notizia e poi vi dico che cosa ne penso, perché c'è qualcosa in tutto il ragionamento Milan, Manchester United, Joshua Zirkzee che non mi torna. Ve lo spiego. La notizia è questa. Dall'Inghilterra tutti i vari media stanno riportando che la trattativa tra Manchester United e Joshua Zirkzee sarebbe in fase molto avanzata. I Red Devils stanno spingendo fortemente per chiudere il prima possibile l'affare. L'accelerata finale può arrivare insieme alla nomina del nuovo direttore sportivo, sempre del Manchester United. C'è qualcosa che non mi torna in tutta questa storia e vi dico la mia impressione. Oramai se c'è qualcosa che ho imparato in tutti questi anni di calciomercato è che quando una squadra di Premier vuole andare a prendere un giocatore, prende, va e paga, perché tanto non hanno bisogno di soldi, cioè non hanno problemi di soldi e non hanno bisogno di sconti. Quindi questa storia, come ci viene raccontata oggi, cioè che il Manchester United sarebbe talmente interessato a Joshua Zirkzee da andare subito a chiudere la trattativa, si sta protraendo per troppo tempo. Quindi sembra un po', e arriviamo qua a raccontarvi quella che è la mia impressione, sembra che questa storia sia la tipica storia utilizzata da spalla da parte dell'agente o degli agenti, sapete, è successo tantissime volte in passato, dove l'agente per riuscire ad ottenere qualcosa dalla squadra a cui sta vendendo il proprio assistito manda in giro delle notizie per cercare di mettere un po' nell'angolo la squadra, in questo caso ovviamente è il Milan. Ecco, in questa trattativa ho proprio questa sensazione, che tutte queste notizie, poi magari ragazzi, magari domani mattina il Manchester va là, paga 40 di cartellino e 15 di commissione a chi è Jorab Chan e noi Joshua Zirkzee lo salutiamo. Ma oggi ho un po' quella sensazione lì, ho quella sensazione un po' che la gente chi è Jorab Chan stia utilizzando la notizia dell'interesse del Manchester United per chi ha Jorab Chan un po' per mettere nell'angolo il Milan, che avrebbe senso da parte sua. Fai uscire la notizia che c'è una grande squadra di Premier interessata a un tuo giocatore, quindi è come se tu dichiarassi apertamente, pubblicamente, attenzione Milan, perché dall'altra parte c'è qualcuno che è pronto a pagarmi 40 più 15 di commissione. Sì, ok, ma se fosse così, probabilmente lo United avrebbe già chiuso. Cioè, ritorno a dirvi quello che vi ho detto prima, il Manchester United non ha nessun problema di soldi, nonostante sia comunque una squadra che non giocherà la Champions, eccetera, eccetera. Ma a livello puramente economico, il Manchester United è una delle squadre più ricche al mondo. Quindi se veramente avesse deciso da qualche settimana di andare a puntare su Joshua Zirkzee, probabilmente lo avrebbe già chiuso. Quindi mi rimane un po' questa sensazione del fatto che venga utilizzato Joshua Zirkzee come, anzi, venga utilizzato il Manchester United su Joshua Zirkzee un po' come spinta, ripeto, per mettere il Milan nell'angolo. Non lo so, poi magari chiuderanno loro, però in questo momento, ragazzi, ho un po' quel tipo di sensazione. Fatemi sapere qua sotto voi nei commenti che cosa ne pensate, anche su TikTok fatemelo sapere qua nei commenti, sono molto curioso. Allora ragazzi, ci sono tante altre notizie di cui parlare, le prendo random perché ovviamente ragazzi capirete, vista la situazione che mi è successa questa mattina, non ho avuto modo di preparare praticamente nulla, ho solo aperto le schede, quindi adesso leggiamo le notizie e vi do un mio parere in merito. Oggi sarà un video più corto ragazzi, mi capirete. Allora, Milan sempre più Fofana, ecco le cifre.
Allora, come riportato dai vari media, è sempre Fofana l'obiettivo numero uno per il centrocampo del Milan. Rimango contento di questa cosa, ragazzi, ve l'ho detto tante volte. Per me lui deve essere un nostro giocatore che dobbiamo in tutti i modi cercare di portare a casa. I rossoneri vogliono provare a chiudere a quota 20 milioni bonus inclusi, ok? L'altra volta parlavamo che probabilmente la valutazione di Fofana era tra i 20 e i 25 milioni, quindi 20 più bonus. Adesso capiamo perché il Milan non l'ha ancora chiuso, perché probabilmente il Milan, essendo la notizia, il Milan avrebbe proposto 20 milioni più in bonus inclusi, quindi probabilmente l'offerta sarà 15-16 più 3-4 di bonus per arrivare a 20, e probabilmente la richiesta che fanno dall'altra parte è 20 più bonus. E torniamo al solito discorso che vi faccio tutte le volte, che il Milan oggi non ha nessun problema economico. È giusto anche, io capisco quello che loro comunque stanno facendo, il fatto comunque di dire ce l'ho bisogno domani mattina, poi parliamo dell'attaccante, poi arriviamo un attimo, vi copio lo stesso discorso e ve lo porto sull'attaccante. Per quanto riguarda il centrocampo, ho bisogno di avere Fofana domani mattina a Milanello? Magari domani mattina no, però per quando inizia il ritiro, cioè l'8 di luglio, sarebbe bello avere, non dico 4 acquisti, ma magari averne uno o due, giusto per dare in mano al povero Fonseca, dargli in mano almeno un giocatore che arrivi dal calciomercato, sarebbe cosa buona. Vi copio subito il discorso sull'attaccante, e invece per l'attaccante no, ragazzi. Cioè, per l'attaccante è impensabile che il Milan si ritrovi al ritiro senza un attaccante. Cioè, di fatto, Fonseca arriverà al Milan tra pochi giorni e l'unico attaccante con cui potrà lavorare è Colombo, che ritorna da un prestito. Ecco, dal mio punto di vista questa cosa è inaccettabile, perché comunque, come vi ho raccontato tante volte, tu sapevi già da 7-8 mesi che non avresti più avuto Oliviero Bombervero, e adesso che ti trovi con, anche perché prima non lo sapevi che Zirze sarebbe andato agli europei, quindi comunque vada, era un'operazione che avresti dovuto chiudere ben prima, magari anche con la fine del campionato scorso. O vi faccio un esempio: pianificavi tutto e da ieri, che è il primo luglio, tu ti presentavi lì con i soldi e con tutto quello che avevi già pattuito con l'agente del giocatore. Quindi non lo so, la trovo un po' strana. Quindi se per Fofana posso anche capire, stavo dicendo, che magari loro aspettano qualche giorno per capire se magari puoi tirare il prezzo, perché comunque non hai estrema necessità di dare in mano a Fonseca un centrocampista, perché comunque in rosa ce li hai. È diverso è per l'attaccante. L'attaccante non ce l'hai, ragazzi. Cioè, l'attaccante non ce l'hai e devi per forza di cose dargli in mano un attaccante. Fai iniziare la stagione, la preparazione, gli schemi e tutto quello che volete con il solo Colombo, lo trovo veramente un errore. L'attaccante andava preso prima e bisognava farlo arrivare, non vi dico il giorno del raduno, però comunque dovevi farglielo trovare lì l'attaccante a sto povero Fonseca, che già avrà tutte le sfighe del mondo, già non è appoggiato da nessuno, già avrà tutto l'ambiente contro. Almeno mettiamolo nella condizione di poter lavorare nel modo corretto. Altra notizia: Jimenez e Dovbyk alternative. Come riportato sempre da tutti i media, con Zirze che potrebbe eventualmente finire allo United, il Milan si guarda intorno. Tra gli altri nomi per l'attacco resistono quelli di Jimenez, che costa 50 milioni, e quindi torniamo sempre lì, o Dovbyk. Abraham non convince fino in fondo, invece per Lukaku il Chelsea al momento non apre al prestito. Io non riesco a capire anche questa narrazione. Adesso mi sentirete dire, fino a quando non arriverà l'attaccante, io continuerò imperterrito a dirvi la stessa cosa. Io non riesco a capire. Non riesco a capire tante cose. Non riesco a capire, innanzitutto, secondo certe ricostruzioni fatte dai media, il Milan non vorrebbe, a giusto o non è giusto, quello poi decidetelo voi, non vorrebbe spendere 15 milioni di euro di commissione da dare alla gente, perché li considererebbe soldi buttati via, ma sarebbe disposto, secondo la medesima ricostruzione, a spendere 20 milioni di euro per il prestito di Lukaku. Ragazzi, inspiegabile. Cioè, incomprensibile. Cioè, se non li vuoi buttare via da una parte, non li vuoi buttare via dall'altra. Quindi capite che all'interno di tutta questa storia ci sono tutti dei punti che non trovano spiegazione, non hanno senso logico. Io quando in questi giorni qualcuno di voi, quando dicevo questa frase, non riesco a dare un senso logico al nostro mercato, non riesco a capire qual è la direzione che il nostro calciomercato sta prendendo, qualcuno qua sotto nei commenti, nei video appena passati mi ha scritto: ma Lollo, non ti è ancora chiaro che il loro unico obiettivo è quello di risparmiare soldi.
Ma ragazzi, ma il Milan non ha bisogno di risparmiare soldi. Cioè, torniamo al punto. Non è che il Milan oggi fa negativo di bilancio e quindi deve risparmiare soldi perché sennò la proprietà deve metterci piccioli per andare a pari. No, il Milan è già a più di bilancio. Capite? Quindi non è anche quel ragionamento che qualcuno di voi qua sotto mi scrive. È privo di senso. Cioè, risparmiano soldi per fare. Cioè, non è che se fai più a bilancio i soldi li guadagna qualcuno. Comunque vada, quelli sono soldi che per... Ripeto quello che ho detto l'altra volta. Sono comunque soldi che poi dopo sul mercato devi investire. Quindi, tutta questa storia, incluso tutto quello che vi ho raccontato oggi, arriviamo alla frase, non riesco a capirla. Non riesco a capire qual è la direzione che sta prendendo la nostra società in fase di calciomercato. Sono completamente al buio. Florenzi, addio. Allora, questa è una cosa importante che voglio condividere con voi, ragazzi. La Gazzetta dello Sport in edicola conferma tutte le news precedenti, cioè riguardo a Florenzi, che potrebbe lasciare il Milan. Ragazzi, attenzione. Attenzione, ragazzi, a Florenzi, perché già hai perso Oliviero. Già hai perso indovina Kier, già hai perso i tuoi giocatori importanti di carattere e che fanno gruppo e che hanno esperienza. Occhio, perché a perdere anche Florenzi. Adesso voi direte: ah, ma Lollo, Florenzi. Sì, ma raga, fidatevi di me. Florenzi è uno che nello spogliatoio è uno che rompe le palle, è uno che parla, è uno che parla con tutti, è uno che cerca di capire, sistema, parla con gli altri, fa fare pace. È importantissimo un giocatore come Florenzi. Quindi io, prima di privarmi di un altro giocatore come Florenzi, ragazzi, di un altro giocatore di esperienza e di leadership all'interno dello spogliatoio come Florenzi, io ci penserei due volte. Senza contare che comunque Florenzi, quando poi l'abbiamo messo in campo, comunque il suo l'ha fatto. Ah, spizzi, raga, non gli si può dire niente. Cioè, ad altri giocatori, a Balotelli possiamo dirgli quello che vogliamo. A The Legend Gigi possiamo dirgli quello che vogliamo, che non hanno praticamente mai portato zero. Forse Balotelli ha fatto quel gol là, vi ricordate? Gli altri hanno portato zero, ragazzi, alla causa del Milan. E a loro gli si può dire qualcosa, ma a Spizzi non gli si può dire assolutamente nulla. Sempre corso, sempre faticato, dato tutto per la maglia. Quindi, ragazzi, io prima di privarmene di Spizzi ci penserei due o tre volte. Stamattina la Gazzetta dello Sport, mi sveglio prima di ricevere purtroppo la notizia di mio papà. Prima di ricevere la notizia di mio papà, mi avete mandato tutti questa notizia che è sulla Gazzetta dello Sport, in cui si figurava questi tre acquisti da parte del Milan: Lukaku, Chalobah e Chukwuemeka. Non lo so. Allora, da una parte la mia sensazione è che cazzo, siamo diventati la discarica del Chelsea. Cioè, tutti quelli che non vuole il Chelsea li prendiamo noi. Cioè, boh, mi sembra che cazzo, il Milan è diventata la discarica del Chelsea. Dall'altra parte, invece, ragionando in modo un pochino più, magari un pochino più razionale, meno da tifoso, dall'altra parte dico: però quelli che abbiamo preso dal Chelsea, comunque vada, Pulisic, gran bel giocatore, gran bel giocatore. Abbiamo preso Ruben Rubacuori, Loftus-Cheek, anche lui comunque è stato un buon giocatore. Quindi questi sono stati acquisti intelligenti. Però tipo The Legend Gigi, che è arrivato da Liverpool, è arrivato al Milan e si è messo la giacchetta da pensionato e ha smesso di fare il calciatore, di fare il giocatore di calcio. Ovviamente è diverso, perché comunque Chalobah e Chukwuemeka sono giocatori di un'altra età, sono giocatori di un'altra tipologia, ok? Non vi sto dicendo che Chukwuemeka e Chalobah sono giocatori come The Legend o Gigi, due cose diverse. Su Lukaku, ragazzi, Lukaku... Io lo so che a tanti di voi piace. Poi vi concludo il video dicendovi una cosa. Ieri sera ho visto anche la partita anche di Cesco. Ragazzi... Ho letto stamattina, no? Leggevo in giro per l'internet tante considerazioni, no? E una considerazione che leggevo era quella che comunque qualcuno diceva: ah, hai visto, ti chiedono 80-90 milioni per Cesco, hai visto come ha giocato anche gli attaccanti. Ma ragazzi, ma è sempre una scommessa. Ragazzi, è sempre una scommessa. Ma è una scommessa, e leggevo appunto anche stamattina questa cosa. È una scommessa comunque anche Vlahovic. Tu vai a prendere Vlahovic, la Juve ha speso 90 milioni per Vlahovic. Vlahovic li vale 90 milioni, ma non li varrà mai 90 milioni. Ma chi li vale 90 milioni oggi? Forse Kane, che ne costa 115, li vale i 115. Tutti gli altri giocatori che tu vai a prendere, partire da 40 milioni più 15 di Zirze, fino ad arrivare ai 90 di Cesco, Gyökeres, adesso tutti gli altri nomi che possono... Sono comunque tutte scommesse, ragazzi. Cioè, non c'è nessun giocatore che tu vai a prendere e sei sicuro che quel giocatore ti darà sicuramente il supporto, l'apporto del costo che ha il giocatore.
Quindi comunque vado, sono tutte scommesse. Ieri quando eravamo in live, ah tra l'altro oggi ovviamente la live ragazzi, oggi non posso farla, sto andando in pronto soccorso. Ieri eravamo in live e qualcuno di voi mi ha detto Lolo, però io Zirze lo considero ancora una scommessa, perché comunque lui, come altri giocatori del Bologna che hanno fatto buona stagione, ne hanno fatta una. Ragazzi, è vero. Cioè, se andate a vedere quello, comunque vada, 55 milioni di euro. Io Zirze lo prenderei domani mattina ed è il mio prescelto, lo sapete, inutile che ve lo ripeta. Ma effettivamente il ragionamento che faceva il ragazzo è un ragionamento corretto. Cioè, 55 milioni di euro per un giocatore che ha giocato una stagione. Tra l'altro in un Bologna dove anche Salihamidžić sembrava Pulisic. Dove anche Salihamidžić sembrava un giocatore straordinario. Ragazzi, chiudo qua. Tutto, adesso poi mi tengo l'ultimo discorso alla fine. Tutti sono una scommessa. Ragazzi, tutti sono una scommessa. Perché non pensate che vai a prendere Gyökeres e se sei sicuro che lo prendi lo porti al Milan e sarà un giocatore sicuramente che farà 20 gol. Non è così, ragazzi. Per prendere un giocatore che sicuramente ti fa 20 gol devi andare a prendere un usato super mega sicuro. E ieri qualcuno di voi mi diceva l'usato super mega sicuro è Lukaku. A me Lukaku non piace, raga. Cioè, io e la mia maglietta dei Linkin Park, a noi questa non piace Lukaku. Ragazzi, notizia è uscita un minuto e mezzo fa, vediamo qual è. Ciao, quest'anno al Milan non ha convinto. Potrebbe partire con un'offerta da 25-30 milioni di euro. 30 milioni di euro, il nuovo Castello, se lo può sognare che glielo diamo a 30 milioni. A proposito di 20-30 milioni, ragazzi, vi do una notizia che io non me lo so spiegare, ragazzi. Confermato da Fabrizio Romano, che è Kepren Turab e alla Juve. 20 milioni di euro bonus inclusi. Si chiude a ore. È il secondo colpo dopo Douglas Luiz. Cioè, raga, perché non l'abbiamo preso noi? Cioè, magari ci hanno provato, io non lo so, e noi non lo sappiamo. Raga, ma Kepren Turab è un giocatore che dovevi andare lì e fare la guerra a colpi di piccioli. Cazzo, la Juve c'ha meno 150 milioni a bilancio e ha comprato Douglas Luiz con le plusvalenze e tutto quello che volete. E noi che siamo con il positivo a bilancio, abbiamo da 2-3 anni abbiamo il positivo a bilancio, abbiamo i conti a posto, abbiamo rinnovato gli sponsor, stiamo andando alla grande, quest'anno faremo chissà quanto più a bilancio e non ci abbiamo manco provato, perché Kepren Turab, ripeto, non lo so, magari ci abbiamo provato e lui ha deciso di andare alla Juve, non lo so. Però io da tifoso che non ne capisco una mazza ti dico, mica, ma questo era uno che dovevi prendere, è fortissimo, come Douglas Luiz. Perché non ci abbiamo pensato noi? La Juve sta facendo, e vi ripeto quello che vi ho detto l'altro giorno, ragazzi, la Juve sta facendo il calciomercato che dovevamo fare noi, soltanto che loro lo stanno facendo con meno 150 milioni di euro a bilancio. Noi con più 40 non lo stiamo facendo. Boh, mi rimane il punto di domanda e continuo imperterrito ancora a ripetervi quello che vi ho detto. Io non capisco, ragazzi. Non capisco che cosa sta succedendo. Ragazzi, vi saluto, vi ringrazio e perdonatemi, oggi il video è così, ragazzi. Cioè, scusate, raga, non sono riuscito a preparare nulla perché ovviamente per quello che è successo. Vi saluto, vi ringrazio, ovviamente oggi pomeriggio non sarò in diretta perché mio papà è appunto al pronto soccorso. Adesso vado là, speriamo, tra virgolette, che si sia solo fatto male al gomito. Un saluto a tutti, forza Milan e vada via Chiu l'Inter. Ciao!